Buonasera, buon pomeriggio, cari amici. Eccoci qua. Ciao Legio, ciao Craiguana, che non è Craiguana, ma è Crai, basta. Ciao Luca, Shikari, Mia Emblem, grazie mille. Carpita del 35esimo. Dal prossimo mese, super mese di stagionatura perfetta del parmigiano reggiano. Abbiamo un intenditore. Ciao Ste, grazie dell'ottavo, del Prime. Gelata alla menta, trinchi, trinchi wiki, lala. Oh, ma cosa ci si vede un po' anche in città, una bevuta, qualcosa, boh. Ciao Zalla, come state, come state, come state? Ciao Toon, ciao Mezza, Lord Grantham, Mezza. Ciao Dizzy, grazie, grazie. Dizzy, sono veramente distrutto. Perché settimana scorsa è stata una settimana bella, bella piena. E peraltro, insomma, non ci siamo riposati il weekend. Dovete sapere che prima che andassimo via, andassero via stamattina tutti i cast e tutto, Mezza ha preso della Pasqua, l'ha portato qui in postazione dove c'è la soundbar, gli ha fatto vieni, vieni, c'è da fare un campionamento. Quindi, signori, abbiamo la scurregina di Alex della Pasqua, eh. È l'originale. Dai che tra due settimane siamo in Francia. Io non so se esserne felice. Ho bisogno di riposarmi, ragazzi. Come si usciò? Però, dai. No, no, ho voglia di giocare. Dopo ieri ho voglia veramente di giocare. Comunque, Mezza... Harry Maguire! Sì, ma stai calmo, eh. Madonna mia. Sono cagato addosso. Ciao, Ganondorf, Fra Pappino, Necroz, ma benvenuti, ragazzi. Come state? Che mi dite? Che mi dite? Oggi si fa una live... scialla, tranquilla, un po'... veramente un po' defaticante, ci si fa una chiacchiera, se vi va, argomento boh, veramente proprio a piacere, si può parlare di quello che volete. Poi dopo voglio provare Detective Pikachu, voglio vedere com'è, sono curioso di vedere un po' che roba è, senza necessariamente incominciare una run, si può anche fare un'oretta di Detective Pikachu e vedere un po' com'è, se ci piglia, se non ci piglia. Voi come state? Dai, su, raccontatemi una cosa mentre io sguscio il detective. Io sto guardando quattro ristoranti. Ecco, chiudilo perché comincia la live. Che cazzo? Scusami, Ed, ma io boh. Ciao Marvottolo, ciao Wolf Dragon. Voglia di VGC, buonasera, buonasera a voi. Va bene, via, comincio io. Shikari, stanco morto, devo ancora pranzare. Minchia. Una puntata sul Trentino. Ah, sì, quella dove si insultano, è bellissimo. Pardone, Felice per gli stream. A me hanno casato gli Stranger Team americani. Allora, Felice, sapevamo che sarebbe stato chiaramente uno stream meno seguito, sia per orario sia soprattutto per poco tempo con il quale l'abbiamo potuto comunicare, perché l'abbiamo deciso sostanzialmente 8 giorni prima di farlo. Anche per il fatto che appunto non c'è italiani in fuso, poca comunicazione, quindi quello ok. Mi sarebbe piaciuto un pelino più di partecipazione. Secondo me non siamo ancora maturi come community a capire che anche se non ci sono giocatori italiani è comunque un torneo da seguire, in quanto molto importante per la per il metagame, per la regulation. Però ci arriveremo piano piano, insomma, dai. Ciao Caprone, come stai? Io da una settimana che aspetto risposta a una tipografia. Una tipografia. Se mandava le mail era più veloce. Perché dovevano scrivere a mano, no? Cioè, tipografando là, quello volevo dire. Comunque, dai, penso che si sia fatto comunque questo weekend un buon lavoro. Penso che sia fatto un buon lavoro. Bisogna sempre un po' vedere se il gioco vale la candela, onestamente. Perché comunque, come detto, sono stream belli. Belli pesanti, lunghi, stressanti e costosi. E quindi, insomma, io spero che insomma molti magari decidano di supportarci in virtù anche di questo lavoro che noi facciamo a prescindere. Me lo auguro. Sto perdendo un po' di fiducia, lo dico, sto diventando un po' cinico. Però per adesso non sono così cinico. Grazie voglia, grazie moglia. Detto questo, cazzo, non c'è né libretto né nulla dentro, proprio se è così, non li fanno più libretti. Ciao Morlaccone, come stai Topino? Come stai Topolino mio?
Grazie Shikari per i due regalati. Peraltro uno se lo prende Voglia di VGC, che può quindi entrare serenamente nel nostro gruppo Telegram e nel server Discord. Ciao Christian, grazie del decimo. E ormai i libretti sono persi nella nostra memoria. Però erano bellini, perché aprivi il gioco, intanto ti leggevi un po' il librettino, no? Ciao Tad. Buonasera, buonasera a voi. Ciao Ocri, buonasera. Invece ora proprio... carità, importante il gioco, per l'amore del cielo. Non ho capito, fra Sierra, non ho capito. Inventarti parte a caso per evitare chat e messaggi. Non ho capito. Non ho capito proprio. Vabbè, in Rubino e Zaffiro erano propedeutici anche a darti il. Il Braille, perché sennò eri assolutamente fuck you, fottuto, quindi. Eve? Mei coglioni, Eve, 25 regalati così. Era un bel po' che non ricevevamo una bomba acqua a questa roba. Gerva Gabri, che era abbonato qualche tempo fa, Cry, Ferrone VGC, nel senso, Zio Max d'America, Xeolors, Ivan De Biasi, tutte persone che purtroppo ci siamo un po' persi per strada. Grazie mille, ma Eve è un po' esageratina, a faccio rogaz, come dice. Grazie mille, Cassi, anche a te, grazie mille. Ah, non avevo capito, fra Sierra, pensa te. Buonasera, comunque, buonasera. Ha fatto tre livelli da solo, tre livelli di treno da solo. Comunque, ragazzi, Eve sta investendo tanto in noi ed anche in voi, perché vi ha regalato un abbonamento. Vedo Hopeless, che è per l'appunto presente in live, quindi ringraziatelo. O ringraziatela, dipende chi si cela dietro il nick, ma non è importante. Ad ogni modo, e fate punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discord, entrate dentro, così che possiate, insomma, godervi le reward, che insomma stanno anche aumentando, perché abbiamo anche lo sportello, che questa settimana, sapete, ci dovrei avere il calendario. Grazie Creon per il regalato, grazie Veresk, grazie mille ragazzi, veramente di cuore, grazie. Se c'è il dottore non l'avrebbero fatto morire, ci si vede alla TAR. Grande, molto contento, grazie acido solforico. Grazie mille per i 55, grazie mille. Mi sembra che sia mercoledì, esatto, il prossimo appuntamento del nostro sportello competitivo sul server Discord. Acido, ragazzi, solforico, 55esimo mese. Una roba veramente allucinante. Il buon mezza sta appunto introducendo la nuova scoperta, una nuova feature su Discord per calendarizzare. Abbiamo infranto il muro del 2002. Sì, è vero. Dai, manteniamoci. Grazie mille, veramente, Eve, grazie mille. Ci rivedremo, come detto, alla Tarl, alla quale, ragazzi, io vi ricordo di non perdervela senza indugi, perché sarà una bella Tarl. Insomma, io sono molto curioso. Sapete, aspetto molto la Tarl di gennaio, proprio anche per Edu Cugna. Ciao Vince, Heinz, lui, quasi un anno. Volati, 11° mese, grazie mille, veramente. Nel mentre Fabio Fine apprezza le nostre playlist. Impossibile non apprezzare le nostre playlist, cioè effettivamente. Guardate ragazzi, se mi fermo così sembra bello orecchino. Lo vedete? Guardate, così sembra bello orecchino. Sto male con l'orecchino? Mi faccio l'orecchino? No? Levo? Sta bene? Sembra un orecchino da genere, ma... Che dici? Sarebbe benissimo. Sono fresco l'orecchino, faccio l'orecchino, perfetto. Ehi. Sei un coglione, va bene. Così, perché ho visto muovendo la testa, per un attimo la G l'ho infilata. Scusate questo divagare. Mi sarebbe in dubbio la mia eterosessualità. Vabbè, Mimos, ognuno di noi, come dire, ha un fondo al cuore, ha un 10% di omosessualità. A 3000 sub buchi all'orecchio, no, non penso proprio. Non penso proprio. Juve, ciao Juve, come stai Juve? Bad boy come Axo, impossibile
Impossibile essere come Axo. Ciao Ricky, benvenuti, benvenuti. Ma si è buggata il suono della sub? Non si è buggata, Craxi. È che il signor Iv è venuto e ha regalato 25 abbonamenti, portandoci peraltro al 76% del livello 4, così. Si potrebbe anche azzardare un livello 5 a questo punto, andare dietro a Iv, ma insomma, a 3000 sub porti FIFA. Ma io FIFA ve l'ho già portato in passato quando si è fatto il la live con coso, come si chiama? Con Ribera, con il mio carissimo amico Ribera Ribe, ma insomma, diciamo che prima di portare FIFA dovrei portarvi le letture dei manga, degli scan dei manga di One Piece, illegale peraltro, ma vabbè, che sono tutte queste mode, no, per accalappiare views, non so, FIFA ragazzi, dai, cioè, si mette a portare FIFA, tutto bene, grazie Fardo, spero anche tutto bene, sì, tutto bene, dammi una mano fra, Maurone, dimmi, io una mano per te, ce l'ho sempre, lo sai, io una mano per te. Non ho capito Lord Grantham. Ora ogni riferimento casuale. Alla mano. Bello il regional americano, anche se il livello non mi è sembrato molto alto fino alla top. No, è vero, hai ragione. Il livello anche secondo me non è stato molto alto. Anche secondo me. Alzo le mani. Morone, io con te lo sai. Mano nella mano. Dove vuoi. Alzo la mano anch'io se vuoi. Morone. Buonasera Fardo, come va? Stanchino? Sì. Sì, decisamente sì. Video sul tubo strabello con il secondo game riassumibile in KGM Play. Mamma mia ragazzi. Avete visto video sul tubo? Bello. Bel team. Cioè, bel team è un parolone, però particolare. Quello sì. Quello decisamente sì. Non ancora. Televisione. Bisogna vederlo. Aspetta a Barcellona a livello più basso. Assolutamente sì, terapiattista. Sì, ma l'abbiamo anche detto durante la live. Però comunque, insomma, i forti c'erano, eh. Da noi la middle class è più forte. La mia idea è che da noi la middle class è più forte. Cioè, da noi, giocatori che perdono a Nasty Blood, Make It Rain, secondo me, non si trovano così facilmente, ecco. Su 4-0. O addirittura 5-0, se non erro. Questa è una mia impressione. Gli USA hanno gli individuali, sì, gli USA hanno i pick, gli USA hanno chiaramente Wolfie Glick, Joseph Ugarte, James Beek, Tang, poi hanno Batterroom, Raga Malavia, c'hanno, come si chiama, madonna, io lo chiamo con il nick, ma King of Mars, com, lì, come si chiama, campione di... Il campione di Oceania. Veramente. C'hanno Polciua. Quindi, per l'amor del cielo, loro hanno 10-12 giocatori. Top. Capito? Noi abbiamo la Tarl. No, vabbè, ma non è solo una questione di Tarl. Per carità, anche la Tarl. Gavin Michaels, bravo, non mi veniva. James Evans, sì. No, Tarl, per carità, concorrerà, però... Sono molto contento. Che la TAR negli ultimi anni abbia veramente messo in circolazione ragazzi temibili. Cioè anche ieri il fatto che quel ragazzo a Torino, il nostro Colligno, peraltro vi porterò come video il team che ha giocato, perché me l'ha passato, mi fa guarda Pardo, è un team secondo me assolutamente nelle tue corde, è un Grimmsnarl Okidoji, quindi guarda, proprio anche sì, ha battuto in finale Arash. E si è portato a casa lui la prima posizione della Premier Challenge. Quindi, ma poi sono proprio anche contento di come stanno andando in giro per l'Italia, proprio con la mental attitude giusta, no? Che mi diceva, dice, no, io non ero mica teso, no? Che dicevo, sei teso, no. Cioè, alla fine,
Mi hanno domandato se fossi teso, gli ho detto, ma io sto affrontando una persona che ha vinto più mondiali di quanti tornei abbia fatto, che era il primo torneo. Quindi, mi fa, perché devo essere teso? Bravo, questo c'è, anche, è anche mental attitude, capito? No. Colligno, se testi con Pio puoi solo vincere. No, ma infatti, Eric Pios. Okidoji è quello con le mani grosse, no? Quello è Giroud. Che stupido Maurone, ragazzi. Sa che parlerà di mani tutta la sera. Vabbè. Cosa vi piacerebbe, ragazzi, per il futuro prossimo del canale? In termini, cioè, di streaming dei regionali, di... Bello, Carminello. Grazie, Carmine. Da prima follower silenzioso, a poi grande amico, a poi ancora compagno di squadra. Olli Azienda Lotta. Peraltro abbiamo Azienda Lotta al 28esimo giro, eh? Quindi abbiamo anche un'Azienda Lotta... Riuscire a capire tutti i regionali, anche quelli da te giocati mediante casting. Antolat. È impossibile. Così come io non so quanti altri ne faremo, per dire la verità. Perché ad oggi la realtà dei fatti è che non so quanti altri ne faremo. Già a novembre, per esempio, non dovremmo riuscire perché Danzica è durante la Games Week. E a me farebbe piacere andare più alla Games Week, nonostante tratta si dovesse andare a Milano, bla bla bla, ma proprio, ciao Marchita, ma proprio perché mi piace incontrarvi, cioè non vedo l'ora onestamente che arrivino Games Week, Lucca Comics, per poter incontrarvi, stringervi la mano, farmi raccontare un aneddoto particolare, fare una foto insieme, prenderci in giro a vicenda. Mi sembra proprio veramente uno di quei momenti che aspetto. I momenti delle fiere li aspetto veramente con grande farfalle nello stomaco. Streamare sul tuo canale regionale che giocherebbe sarà... Sì, allora, sono d'accordo, Chiucchiu, però è difficile da due punti di vista. Uno, perché se già ho pressione quando sono a giocare fuori, immaginati avere anche la preoccupazione di avere uno streaming in essere sul proprio canale mentre te sei a giocare. Ci proveremo, però è ancora presto. Senza contare che io non ve lo dico per piangere miseria, però ragazzi, se non troviamo uno sponsor o... se magari le persone, in virtù anche proprio di questa cosa, di questo progetto che ci siamo impelagati a fare, non magari si convincono massivamente, in tanti, a darci una mano, magari non darci un abbonamento, noi non riusciamo. Perché davvero, grazie Matte, bentornato, grazie del secondo, è veramente, 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 veramente costoso, ragazzi. Perché io non posso esigere che vengano persone di fuori... Gli posso chiedere un atto di fede una volta, gli posso chiedere un atto di fede una seconda volta, ok? Però poi dalla X volta in poi, anche se queste persone, mi riferisco ai caster, ai registi, a quelli che vengono qui a casa a fare le grafiche, che voi non vedete, ma produrre grafiche, cose, tutto in tempo reale. Cioè, io anche una cosa simbolica bisogna che gliela dia, capito? Certo, io come se io avessi le barche, Edkin, certo. Ed. Le scrive ste cose e poi la gente ci rede, capito? E già, facciamo perdere. Quindi insomma, vediamo. Io affitterei la Lambo per una settimana. Vabbè. Ok. L'ultima volta mi hai portato a cena a mangiare pesce sulla sua barca. O era rubata? Certo, va bene, certo. Sì.
tre barche, tre, anzi, diciamo così, una barca elusa al fisco, sì, che non dichiarata, sì, esatto. Maurone, sì, con una stretta di mano siamo a posto. Sono d'accordo. Mano sul cuore, Maurone. Grazie, Knight, grazie del trentesimo. Ma va, Crai, ma non mi devi sponsorizzare te, capito? Non, tranquillo. E non voglio neanche riaprire sempre sto solito discorso perché mi sono rotto i coglioni. Anche perché sennò veramente sembro uno e parla solo di sub. Invece parlo solo di sub ultimamente perché voglio fare tante cose. Però, insomma, un po' basta. Tanto il discorso l'avete capito. Piacerebbe arrivare a tante sub, convincere magari quelli che guardano e non sono abbonati a darla a noi invece che altri, in modo da poterci permettere tutto. Pom. Quindi. Il video della scena è stato il video della scena di Felix è stato meraviglioso. Caso ce lo potremmo andare a vedere, lo potremmo andare a vedere. Aspetta, Federic. Dai, sì, va rivisto insieme. Categorico. Avete visto il video della scena? Allora, sfrutto la schermata della Tarla, guarda. Ma dopo 400 firme quanto ti faceva mai mancio? 600 firme. Non 400, 600. Mi piace, facciamo l'episodio speciale. Ciao, passa la cena della 4v4 tra di noi. Il momento è giunto. Siete pronti? Siamo di un uomo nudo. No, sono vestito, lo giuro. Axo, ragazzi, il numero mi spezza. Tocca firmare a catena di montaggio, un'ora ci voglio mettere, non di più. Allora, quindi firmiamo. Ma tu ti apri le bustine. È omaggio, c'è scritto che sono omaggio. Adesso mi ruba le bustine, guarda. Beh, no, scusami, no. Ti mettono in giro, dice che c'è scritto qui. Omaggio. Ma perché lui ha tutti i privilegi perché ha vinto la cosa dei codici sconto. Guarda, che l'hai trovato in te. Scusami, Non hai fatto il tricchettino. Allora tocca aprirne un altro. No. Ma cosa ci fa in mezzo alle carte Pokémon? Il nome del padre. La Bibbia. La promo. Raga, quando siamo insieme, tutti insieme, ci spacchiamo dalle risate. Ma veramente, cioè, io ho un senso così, cioè proprio le risate che si fa. Poi questo ragazzo via a me, cioè, mi fa spiaciare risate. Lui, Glaz, ma anche Grab, ma Tom, tutti. Frozen siamo stati tantissimo insieme. Perché sei vestito? Perché sei vestito? Oh, bella, si firmano bene però, dai. Sì? Sì, sì. Se non calchi scorre bene, sì. Poi una certa ci siamo messi a firmare le magliette, ragazzi. Vi arriveranno delle magliette a casa. Secondo me sarà deluso chi gli arriveranno... Sapevi che si può firmare con la penna? Posso dire che tu sei il migliore. Beh, non posso firmare. Partì alla testa. Scusa, me l'hanno messo a loro, non dipende da me. Non è scelto io. Grazie, Manuelito. Grazie a tutti, raga. Dammelo subito. Va bene. No. Cazzo, non capisco, Dani. Perché il mio tono così severo e violento funzioni sempre. La maglietta col gadget attaccato pure. Finito, eh? Sì. No, manca Saidon. Gadget saliva di Laz. Ragazzi, l'obiettivo è 1 al secondo, E ragazzi, abbiamo messo un boato. Prima scatola conclusa. Oh, poi dopo ci si fa un po' di detective, Urlo generico. Se vuoi. Il Pardini. Più bardo. Cioè, non da me, però. Ma? Sono simpatico. Per essere toscano, sì. Vedi, questa è saturata. Bella, questa è shiny, oh. Questa è mia, oh. Questa era particolarmente colorata come maglietta. Vedete, questa segue più gli standard delle copertine degli youtubers odierni. Quindi saturazione al massimo, spacca retina. Ma questa invece è YouTube vecchio. Mi sa che sì. Ti vedo stanco. Dove l'hai preso? No, è un'impressione. C'ha 30 anni. 33. Scusa, li ripreso? Davvero. Ciao ragazzi, sono Axo, mi trovo nel Federic Store e non ho i pantaloni. Ma soprattutto, come vedete, questa è la nostra grandissima catena di montaggio. Vedete questa persona? È qui da 2 giorni.
Guardate il sudore sulla sua fronte. Sembrerebbe che lui sia un lavoratore instancabile. In realtà vorrebbe morire da un momento all'altro. Però posso assicurarvi che sta tutto funzionando e andando secondo i piani. Io non direi che questa catena di montaggio sia sfruttamento, sebbene nessuno qui sia stato pagato. È un uomo d'affari ormai. Sì, perché una certa abbiamo cominciato a firmare le... Cioè, è fantastico. Io sono un variety gamer e non c'entro niente con loro. Non ho altro da dire. È arrivato l'arrotino. Ecco, e poi qui lui si è messo a... Io ovviamente, se c'è da fare il cretino, sono il numero uno. Che qui va messa Pati autotedesca, per favore, perché altrimenti... Fede è un bambino felice dentro il Frederick Store. Io ero il secondo, quindi... Ciao! Non ti avevo visto arrivare! Abbiamo acceso la luce, va? Perché si iniziava a creare le ombre qua. Se mancano le altre... Simon, conosciuto lì, simpaticissimo, lui è uno dei patron di 0N, è di Livorno. Cioè, pazzesco. Siamo dappertutto, ragazzi. State attenti. Non sta a fa un cazzo, ma che c'è? Oh, io non lo faccio l'aria condizionata dentro, perché tanto so che i tavoli nuovi appena comprati me li dici. Ah, qui fantastico che Axo ha preso e ha scritto sul banco, ha dato la colpa a Tonks e Federico si è incazzato perché ci tiene tantissimo a tutti i banchi, no? È così. Ma poi Tonks, ma poi... Sì, Lorenzo, c'è lo sconto, ti manca su Federico Store. Axo! Ma sei fortunato che si leva, Tonks, forse. Guarda, io non c'ho parole, Giampia, ma come cazzo devo fare? Come a scuola. Tocca a te adesso dire qualcosa. Io ho già suggerito qualcosa. Che simpatia. Lo sapevo. Come sta andando questa esperienza? Fa schifo. Mi ha chiesto come sta andando questa esperienza. Guarda, c'ho la voglia di estrarre la maglietta, prendere solo la busta... No. Quindi riassunto di questa esperienza? Che se metto a firmare mentre sono seduto mi fa male il braccio perché devo alzarlo troppo. Se invece mi metto a firmare in piedi mi iniziano a far male le gambe e la schiena perché sono... È vero, erano altissimi quei banchi, cazzo. Ragione. In moto quella cazzo di macchina che me ne voglio andare da qui. Portami via da qui, ti prego. Anche Grabia viene. Cosa ne pensi di questa esperienza? Sono stanchissimo perché credo sia la 400esima firma che faccio. Che bugiarda. Una diversa dall'altra, ma ci sta, dai. Tocca farlo così, meglio così che niente. Ma adesso tocca a te, come ti senti dopo questa esperienza? Io ho un branco di scimmie. Guarda questo come ha firmato, guarda. Aspetta che devo fare. Jenny Salva... ma perché? Ragazzi, chi di voi ha preso le maglie? Chi di voi ha preso le maglie? Del pack della 4v4 con le medaglie, Ciao Maoz, grazie del nono, grazie mille ragazzi, grazie mille veramente. Ecco Leonardo, fammi sapere quando ti arrivano, come ti arriva Per King. Esperienza molto bene, era all'incirca dalla pubertà quando sentivo un indolenzimento dell'avambraccio. Sì. Oh, sei perfettamente magro, nonostante passi molte giornate a lavorare. Bravissimo, vai a giocare con la sabbietta. Ti tengo il punto che sia l'esperienza, nonostante ci sia Frozen. Ma un piccolissimo cazzo in percorso. Io voglio un bene a Frozen, poverino. Niente forme falliche. Niente forme falliche. Sì, perché una certa la gente ha cominciato a fa pisel. Vabbè. Che... qua nell'occhio di Tonks che insieme alla pupilla fanno un cazzo. Appunto. Ok? Va bene. Cioè, è una roba impercettibile, ma c'è un cazzo nell'occhio di Tonks. Posso leggere questo? Ciao Stelbius! Aspetta. Dov'è? Eccola qua. Di volesse buttare sotto il pisano. Raga, ma chi è che ha firmato Pokémon Millennium su Sedonia? Pisello impercettibile qui, Molto piccolo. No, tranquillo, impercettibile, come il mio. Posso dire che non è solo dalla mia. Maglia Tonks. Maglia Tonks? Maglia Tonks. No! Allora, stiamo per firmare una maglietta con solo Tonks. Però tutti con la nostra grafia. Vieni. In questa maglietta l'artista vuole comunicare la vicinanza con Poketonks, dimostrando che siamo tutti Poketonks, tranne Poketonks. No, no! Fa una X, basta. Lui una X. Forse sta un po' degenerato. È degenerato nel momento in cui bambini, un primo passo dentro il Federico. Saranno degli NFT queste maglie, esatto, come la PTC4, NFT. Federico, su! Guardate che fighe, non le abbiamo viste dal vivo. Le medaglie, veramente belle. Guardate che bello dentro, guardate che bello.
Vabbè, lascia stare le medaglie dell'aeronautica militare. Questo è Simon che è matto. Ma guarda qua, è bello. Tiè. Wow, bellissimo. 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 Ok, ragazzi, ora è l'ora di darsi un contegno, eh. Simon preoccupatissimo in quanto appunto uomo di 0N, cioè che produce le magliette, no? Che si occupa della distribuzione e anche dei reclami, era sudava proprio freddo. Cioè, mi rovinano. Ha funzionato. Oioi. Alma, bello, è vero, esatto. Tipo, arriva una casa, Axio. Cazzo, ma qui ci sono tutte le firme normali, che merda. Io ho un cazzo. Io qui faccio tre da Drake diversi, ma non si capisce che sono da Drake. Capite la mia faccia? Voi non avete idea. È più complicato questo che registrare la serie, stare, organizzarla. No. Ragazzi, ultima maglietta, siamo pronti? Manca solo la mia firma. Anton Giulio Tonks, let's go! Bravi tutti. A casa! Andate a casa insieme. Abbiamo finito! Wow! Dai, vado a toccare chi è. No? Non te la senti? Ciao! Ma se mi faccio male lo denuncio e smetto di lavorare. Cioè, voglio dire. È vero, quanto... Game plan, pro player. Iniziate, ragazzi. Iniziamo, la famosa cena per i 30.000. Like raggiunti, eccola! C'è il posto a... Il posto abbiamo devastato, ragazzi. Abbiamo devastato. Quanto è più buono il cibo? Camicia fotonica, l'ho presa a Londra. Retrogusto di PSA 10 fuori di testa. Diciamo che quando Fede mi offre il cibo, mi disturbo. Il problema è che non è offerto da Federic, lo sai, vero che l'abbiamo pagato noi questo cibo anche. Viene sottratto dai nostri guadagni. Carmine. Carmine. Questo è inculato. Carmine. Sì, sì, no. Puoi tagliare. Ma le facciamo vedere, ragazzi, un video storico. Sì, era un locale, un ristorante cinese buonissimo, ragazzi. Se ci andate, veramente buonissimo. Ciao Jinxanity, ciao carissimo. Innanzitutto grazie a chi ti ha consigliato di seguirmi, li voglio tanto bene. Ciao Marco, c'è il codice sconto Pardini1, vai sul Fredistore e metti Pardini1. Oppure puoi avere più sconto ancora se metti Team Aqua. Team Aqua, A-Q-U-A. Ciao Marchino, grazie del 38. Signori, lo volete vedere un video che ho registrato a 16 anni, a 14 anni? Lo volete vedere? Sei pronti? Ciao Ginger! Sei pronti? Questo io non so quanti... Alzino la mano chi ha vinto Mara vs Blaziken. Chi l'ha visto? Alzi la mano. Chi non l'ha visto? Non mi stuferò mai di vedere. Allora, questo abbiamo registrato nel 2006, poi è stato pubblicato postumo. Avevamo giurato a Mara che non l'avremmo mai pubblicato e ovviamente l'abbiamo pubblicato. Ci siamo io, Mara e Gioele, che è la voce. Ragazzi, 2006, quindi fatto con un telefonino, ok? Ottavi di finale! Harrison contro... Queste sono foto sul computer riprese con il telefonino. Vai, Mara! Mara è il Pokémon scelto da Alexis! Vediamo come controbatterà Harrison! Il Pokémon mandato in campo da Harrison è... Ma davvero non l'avete mai visto? Queste sono tutte foto sul computer che Joel riprendeva, poi copriva, va bene? Un capolavoro, ragazzi. Che l'incontro abbia inizio! Mara contro Blaziken! Io dico che dopo la visione di questo video voleranno 900 abbonamenti. Attenzione, vedete Mara, il Pokémon di Alexis,
che si accinge a fare un attacco malato. Si avvicina furtivamente e scambia la sua abilità con una più forte. Forza strategica. Grazie Quacky. Che impare attonito, atterrito davanti a questa potentissima mossa. Guardate, è atterrito, sì, è una foto. Non è finita qui. Mara, attacco, salta Mara. Vediamo Blaziken come controbatterà. Ma davvero non l'avevate mai non ve l'avevo mai fatto vedere? Sei preoccupato, E vediamo l'attacco danza Smara di Mara, che cerca di aumentarsi l'attacco, ma Harrison non sembra alquanto preoccupato, è del tutto impassibile, guardatelo. Mara, il grazie attacco Leo. Era aumentato. Come trovaterà Alessio? Io non so più come non ride. Certo. Mara ad appoggio di una potenza incredibile, ma Blaziken non sembra minimamente preoccupato. Mara, sei pronto? Attacco Maramoto! Attenzione il Maramoto di Mara! Attenzione! Qui ragazzi, l'effetto scenico. Qui l'effetto speciale. Harrison controbatte, ordina a Blaziken di saltare! Blaziken salta! Finiscilo con un attacco iperraggio. E qui doveva essere Mara a raggio. My bad, non sarà mai un video che vincerà l'Oscar per questo mio errore. Comunque, godetevi il Mara a raggio. L'attacco iperraggio di Mara colpisce il piano Blaziken. Blaziken non sembra più grado di combattere. No, Blaziken non è più grado di combattere. Vince il round Mara e vincitore Alexis dalla città di Pallet. E qui secondo me l'apice del video. Mara ritorna nella sfera. Mara ritorna nella sfera. Coglione. Scusa, ci rido da solo tutte le volte che lo vedo. Sto male. Va bene. Va bene. Molti di voi non l'avevano ancora visto, a quanto pare. Bene, mi spiace per voi. Ora non lo potete più dire. Avevo 16 anni, torta. Sì, sì. Mamma mia. Va bene. No, non si possono mandare petti nudi su Twitch, vero, Mezza? Non posso far vedere esta loca, vero? Questo video è un pezzo di storia, vi ci puoi dirlo forte. No? Non posso, vero? Va bene. Comunque, non so come mai siamo finiti a vedere Mara vs. Blaziken. Prima hai fatto vedere Axel. No, hai ragione, però quello è un po' più duraturo. Non so qui cosa può succedere. Se no vi avrei fatto vedere l'esultanza quando abbiamo vinto una team war. Mezza ha detto di evitare. Vi farò vedere un altro giorno e sta loca, eh? Va bene. Signori, facciamo una cosa, va? Andiamo a provare Detective Pikachu. Non resisto. Ah, vabbè, è rimasta la schermata della Tarl. A tal proposito, punto esclamativo Tarl, su, che qui bisogna fare due classi. Noi vi aspettiamo live su YouTube solo per vedere il video. Guarda, ne stravarrebbe la pena, credimi. Guardiamo un po', via, dai, sono curioso. Vediamo un po' questo Detective Pikachu come va. Quindi leviamo Scarlet e si parte. Manca la regia, Mezza, ma Mezza, ragazzi, ha fatto un weekend in regia pazzesco. Mezza slug bellissimo. No, scusate. Aspetta. No, perché si vive con errore? Vi faccio il primo livello perfetto.
faccio vedere. Vi faccio il primo livello perfect. Aspetta. Aspetta. Vi faccio vedere io. Mi concentro, eh. Siete pronti? Grazie Marchino per i due regalati, grazie mille, sei un tesoro. Come muoio, esco. Ciao Doc. Sì, raga, questo è un goti. Questo è decisamente un goti. Esige concentrazione, ragazzi. Quanti soldi c'ho? O meglio, ci mettiamo le mie nonne, perché io... €500 alla volta. Questi non vanno uccisi subito, perché sennò... Tipo questo ho sbagliato, vedi? Dei bullet me ne frego. Facile questo livello, eh. Ma lo so a memoria, raga. Poi in realtà, se uno volesse fare più punti, non bisognerebbe usare il cannone. Dalla Switch, Seba. Mamma mia! Bisognerebbe fare una senata Neo Geo. You great! You're great! Grazie. Grazie, grazie. Mission complete! Ma come si va? Via, anche il secondo, finché muoio.
Mission 2 start. Bellissimo sto livello. Cioè, ma voi Metal Slug non lo... Cioè, sì, chi non conosce Metal Slug, ragazzi? Io praticamente una fascia. Allora, questo è un gioco dei camminati degli anni 90. Ma è un capolavoro, ragazzi. Cioè, questi 500 lire alla volta, raga. Questo però è veramente difficile da finire. Questo è veramente difficile da finire illibato. Ciao cuoco, grazie mille. Sì, dagli alieni si muore. In singolo si muore. Ma anche qui. Improbabile. Che bestia! Lì a sinistra ci sarebbe un percorso alternativo che... Ecco, porco... Bom! Ciao Jeff! Niente, promesso, come perdevo... Detective Pikachu. Vabbè, ho durato. Grande cuoco. C'era i Mamos a sinistra là. Sì. Ah, un po' a fava sta kill. In realtà è stata un po'... Io ho sbagliato. In realtà è stato un po' culo. Lingua dell'audio, giapponese o inglese? Giapponese, ovviamente. Allora. Ma Veresk, tutte le nostre nonne ci hanno pagato 500.000 lire alla volta. L'avrei finito tutto di un fatto, sì. Assolutamente sì. Ore a Pikachu. Jibun de yuu no mo nanda ga. Metantera. Sono curioso di vedere la grafica di questo gioco. Picatto hiramaku suiri de samazama na jiken ni idonde iru. Aibou Harry to no chousa chuu ni torabulu ni makikomare. Harry wa kotsuzen to kie. Ore wa kiyoku o ushinatte shimatta. Sono go machi o samayotte iru to Tim ni deatta. なぜかこいつとは会話ができる。俺たちの目的は共通していた。ティムの父親、そして相棒である探偵ハリーを見つける。Tanto c'è il doppiaggio, ハリーの行方を追ううちに、ポケモンを狂わせる薬品 R にまつわる犯罪に巻き込まれた。
俺とティムの活躍で事件は解決し、ライムシティは救われたが、ハリーは見つからず、今も俺たちは探し続けている。ハリー、お前、一体どこに行っちまったんだ？ライムシティの皆さんとポケモンとの新しい共生を考えるため、本日よりポケモン友好週間が始まりました。イベントを記念してライムシティを救ったティム君、ピカチュウ君に勲章。Notare lampi di genio perché poi non è. ピカチュウ君、すまないね。私の話が長くて退屈したかな？Ho appena messo Garuccia. Fammi valutare un po'. Sman, sman. Sate, 2 anni fa ni okita aru jiken niori, Lime City ga kakageru. Comunque ci fossero doppiaggi in giochi Pokémon. Tsukimashita. Hai kotoba ni gimon fu ga tsukimashita. Higai ni awareta katagata ni wa kokoro yori omimai o moushiagemasu. Corviknight. Oh, mago. Cazzo, anche solo per i Pokémon che fanno i verdi. Voto al film, a me è piaciuto. Io un 7.5-8 glielo do. な帽子を奪いやがった。父さんにもらったものだよね。ああ、取り返さないとな。Mi fa morire Pikachu con la voce incazzata. Ehi, Tim, vieni qui. Allora, con questo ci si sposta. Oi, oi. これは市長が落とした手帳。なんか挟まってるな。家族写真か。この子確か市長の演説を不満そうに見ていた子だな。同級生。Mi metto comodo, eh? 彼女ってポケモンに詳しいんだ。あ？知り合いか？おいおい、俺に紹介しろよ。Cerca Corviknight. No! No! Pidove! Bravo, Dizzy. Will Butler. Ma guarda il pelo, Butler. Audino. Audino, ma un piange. Raga, non leggo perché ho mal di gola. Perché ho parlato tutto il weekend. Quindi non leggo i dialoghi. Chiediamo all'omone.
Ciao Katox. Grazie mille. Grazie mille, caro amico mio. Commissario, non risultano feriti tra i civili. Dovrei tornare a occuparmi dell'evacuazione, ma non posso lasciare qui questo pidove primo di sensi. Il cassola, lo fai. Dai, fammi partire per la prima mission, su. A livello di grafica, che ve ne pare? A me mi dessero Scarlet e Violet così. Ovviamente fa meglio, però esisti più dove? Vai, rinfrescami Command. Credo siamo più puliti i modelli, ragazzi. Guardate Audino. Poi, chiaro, c'ha l'ombra tonda. Però in un'ottica comunque di stile più semplificato, io lo preferirei a quello di... È un gioco ovviamente con molti dialoghi. Pido? Guardate che faccia sveglia c'ha più dove. Trinchi, ma è un detective Pikachu, Allora, se durante l'indagine giunge un punto morto, non è una lampadina per il puttano. Chiama prima di andare da qualche parte. Sì, let's go. Sono d'accordo. Let's go, ragazzi. Best best gioco Pokémon per Switch. Anche secondo me, a livello grafico. E all'epoca ovviamente riuscimmo a lamentarcene. Capito, non lo so. Vabbè, e quindi bisogna analizzare tipo Layton. Punzecca, piccione morto, uno stick. Potrebbe essere un'ottima strategia.
Sì? Vitto nulla? Macchina polizia. A te? Matteo? È un oxato, non si capisce mai cosa stiano fissando o a cosa pensino. Un po' come questo potrebbe sapere un sacco di cose. Mi senti? No, il competitivo se ti piace non lo vedo. Potremmo fare una pill. Una detective pill asciù. Che due coglioni, cioè come non si fa competitivo la gente non si collega. Io boh, ma di buono si fa. Si è fatto due giorni di competitivo, siamo 260 spettatori, se fa, siamo ora. Invece dei nostri 6-700, perché si è detto di fare un po' di talk e un po' di TFTP, la gente veramente c'ha, io boh, ma vabbè. Mamma mia che due coglioni, cioè non si può portare altro. Sti cazzi, io fo uguale. Ciao Spaddy. Un gioco che io vi dico, a me non si addice, eh. Molto lento, troppi dialoghi, è proprio quello che non voglio, figurati. Mi sembra malvagio. Ma che night, ma quale spoiler, dai. Vai, dammi qualche consiglio. Bisogna andare a Roma Tis. Ma ci avevamo appena parlato con a Roma Bischera. Ah, bisognava parlare anche con loro. Ciao Nico! È un tesoro. Buona cena. Ok, questo tutorial per capire. Non poteva altro che essere più dove, ovviamente. Yokattara? Ma non puoi saltare i dialoghi, no? Certo che no. Infatti non è gioco per me. Molto poche parti, sì. Il commissario Butler. Io volevo vedere un po' Rime City. Ok. Ok. L'ente fu fondato 2 anni fa come risposta a fenomeni incidenti dell'agente R. Thank you.
Lo sta facendo Necro ogni tanto. Trinky, sei veramente un bastardo. Cazzo, che mi chiama? Minchia, quanti dialoghi! Mi sono belle rotto le palle. Sì, mi fa anche a me voglia di vedere le... di vedere le... il film. Non sono più abituato ai giochi non open world. Oh, o te? Gigi! Esatto, mezzo. Un Diplin, Eplin, sì, il Diplin siamo abituati ora. Ciao Ivan. Sono veramente troppo stanco per leggere i dialoghi. Veramente troppo stanco per leggere i dialoghi. Ciao Matteus. Mi fa piacere, vi sia piaciuto lo stream del regionale, dai. Quale mai giocata a Smash, sì. Però qui non ce l'ho. Tullo, hai ragione, ma non c'ho l'acqua. Shh, Caligari, non si è accorto nessuno.
Devo finire i test. Ciao televisione. Raga, per me oggi è una live defaticante, capito? Quindi faccio il cazzo mi pare. Tu mi va di saltare da cosa lo fo. Poi da domani si riparte a nastro. Peraltro domani mi sa che si fa doppia live, azienda, più batte, sport. Però sono veramente cotto, figlioli. What will the next Pokemon be? Oh, it's Charmander! Bello, dear. It has to make up for lost ground. How will the type difference affect that? What's this? Major damage! Manda, Trinky! Nail the weak spot! Maledetto. Oh, it's down. Which Pokemon is coming out? Now. Oh, it's Kangaskhan. The Pokemon are entirely different types. Bello Kang. Dizzy. A savage hit. Wow! Go down! There's only one Pokemon left in reserve. Oh, it's a Nidoran male! The remaining Pokemon stock is 2-1. The tenth battle continues. Vigorous attack! Powerful strike! Ah, shot up, eh? Taken down with one hit! Ora c'è Lieutenant Surge. Si va per la medaglia, ragazzi. Pa 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 pa. Che altro, questo gioco è un gioco di 20 anni fa. Ah, ho crittato, non me lo so. Allora. Prometto che tirerò un drill. Che animazione pazzesca. Dopo. No, sono d'accordissimo, Camerval. Meno male. Va bene, Trinky. There
There's a difference in the number of reserved Pokémon. Oh, it's Pikachu! The remaining Pokémon count is 3-1. The battle has become one-sided. No, ho tentato un drill. Cioè, raga, surfing Pikachu. Ciao, Doccolo! Which Pokémon is coming out? Oh, it's Gengar! The remaining Pokémon stock is 2-1. The combatants are making Spark fly. Sì, Spaddy, aprile, infatti mi devo muovere. Oh merda. Made itself more evasive. Neither one is conceding an inch. What now? Oh no, it fell asleep. It's fast asleep. Falling asleep is going to make this a one-sided fight. Rischiamo di perdere. Andiamo. Buon danno. Dove lo teniamo giù con fulmine? Io direi di sì. Se lo colpiamo. Fireworks are flying in this battle. What's this? No. Che questo bastardo sta facendo solo. The heated battle rages on. Non si colpisce più. E la win con Carmen. Abbiamo la medaglia. Voglio incazzarmi. Dai. Merdoso. Hai visto tutti i wasabi? Bene, sai. Quello, 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 quello. Attenzione. Mamma mia, mamma mia. È difficilissimo vincere a livello hard. È difficilissimo. Ciao, Pallolo. Dobbiamo parlarne.
dobbiamo parlarne. Però potresti avere il culo di venire a fare la Team Aqua Research Lab con il pacchetto senza pernottamento. Pensa che culo. Eh no, qui. Merda, eh no, ho già belle un minasce roba buona tipo questa davanti. Dai, dai, dai. Il trucco è prendere solo la roba. Merda, me l'ha culato. Questa io. No, questa l'abbiamo strapezza, ragazzi. Televisione, ma com'è che gioco è? È proprio un stadium. E poi per Nintendo 64 del 2000 e... vaffanculo. Ho sbagliato il detective. Si c'era un'altra volta. Io ora non ci voglio leggere il dialogo. Qui c'è da impegnarsi, eh. Campione del mondo qui, eh. Campione del mondo qui. Questo è impossibile. Questo non lo conosco. Cioè, ma davvero te televisione non conosci questo gioco? Oh merda, allora. Non ho visto, stavo guardando la chat. Ho belle sganciato. Allora. Pokémon Stadium, televisione. Questo è complicatissimo, io sbaglio sempre. Ah, uno dei miei preferiti, tele, beccati questo. Questo ci puoi giocare anche in quattro con i compagni. Rifare.
indietro. Io buono sul camoncino. Vabbè, non bastava. Aspetta, eh. Ora. Calma. Ora si vince. Perché? Ma vabbè, vabbè. Questo è difficilissimo perché non devi premere quando è in fondo, è prima che sia in fondo. No, sono un po' appianato. Mamma mia, ma è 25 e 30 euro. E ho il dito. Se no, uno che mi fa perdere il carattere. Uno che proprio perdo la testa. Potrei veramente uccidere. Ciao, Ste. Cos'è? Non lo so. Perché questo è fatto per il GameCube, capito? Io ho il controller Switch che... Cioè io lo premo a malapena e arriva in fondo, capito? Questo l'ho preso io, da lui. Ciaone. Cioè questo giocarlo su Switch è impossibile. Ma davvero voi non conoscete questi giochi? Ma dove avete vissuto? Yeah, faccio l'ultimo, raga. Poi mi appresto a chiudere live perché sono corto. Anzi, andrò a letto. Lo devi premere quando è nel mezzo. Sì, dormo solo io. No, ma vai a cagare, dai. Dai, su! Ladrocinio proprio. Non penso proprio... Bom! Signori. Ci vedete, mi si chiude veramente l'occhio. Ho bisogno di recuperare il rifondo. Oi oi, senti, caro popolo. Domani alle 14 si fa azienda e abbiamo da recuperare la streak 28. E poi alle 18 facciamo Batspot, fatto bene, perché c'è anche per prepararsi a Lille, quindi... Un dai che ci si prepara in Batspot, però... Indubbiamente ci si porta un po' avanti. Mi cuociono questi stream regionali, mi cuociono. Proprio a fuoco lento. Figlioli, voglio fare una cosa, non andate via. Vi voglio mandare un raid da un ragazzo che mi ha scritto oggi per avere dei consigli su come fare a crescere su Twitch, che non si cresce praticamente su Twitch, o si ha una community alle spalle, oppure... Però, poverino, io, insomma, lo voglio aiutare. Quindi facciamogli un raidino, dai. Facciamo un raidino. E fa sempre anche competitivo, cose, insomma, dai. Direi ci sta. Lasciateli un follow.
è uno dei nostri. Un bacione, ragazzi. Va a letto. Si va a letto. Thank you.